Il verdetto del Bonolis è stato giusto, lo 0-0 del derby è stato un punto preziosissimo in chiave salvezza per il Teramo ed è stato subito chiaro. Si attendeva il posticipo del Manuzzi tra Cesena e Reggiana per pesare il punto del Pescara ed il 2-2 maturato nel finale fa sorridere Auteri e i suoi giocatori, anche perché i bianconeri romagnoli si erano ritrovati avanti 2-0, reti di Pierini su un rigore inesistente e Pittarello, prima di subire la rimonta firmata dal neoentrato Zamparo e Lanini. Quindi distanze immutate dal terzo posto ed Entella staccata di un punto. Il bilancio è certamente positivo a patto di riprendere subito forte. Le prossime due giornate sembrano decisive per sferrare l'attacco alla terza piazza. Il Pescara ospiterà l'Adriatico, un Pontedera in grande difficoltà, poi avrà la trasferta molto ostica di Lucca. Il Cesena andrà sul campo di una Fermana in cerca di punti salvezza e poi avrà lo scontro diretto con la Virtus Entella. Il terzo posto è importante in chiave playoff, anche perché permette l'accesso direttamente al terzo turno, evitando le partite secche dei primi due, con la possibilità di prepararli anche con un tempo apprezzabile di 2 settimane dalla fine del campionato, che si conclude il 24 aprile. Le terze entrano in scena l'8 maggio. Pescara che domenica sarà anche animato dalla voglia di vendicare la sconfitta dell'andata, che per la squadra e per Auteri è stato il punto più basso della stagione, con tanto di dura contestazione dei tifosi che avevano affrontato la trasferta toscana, e confronto serrato con lo stesso Auteri, la cui sorte sembrava segnata. Rumors lo volevano prossimo all'esonero, con un possibile ritorno in panchina di Massimo Oddo, sotto contratto col club biancazzurro. Dal guado il Pescara è venuto fuori, Auteri ha ridato forza alla sua panchina con un buon finale di andata, Oddo ora è al Padova. Domenica tra i biancazzurri mancheranno Sorrentino, convocato in Under 20, e Ingrosso, squalificato. Rientreranno Drudi e Cernigoi. Nel Pontedera, risceso al 10° posto, con un solo punto nelle ultime 4 partite, mancheranno gli squalificati Especie e Milani, quest'ultimo in gol nella gara d'andata.